Vladimir Costuri da Roma, iscrivetevi al canale. Oggi vi voglio fare svolgere un limite. Limite: quando x tende a 0, x per e elevata 1 fratto x. Questo è il limite. Limite quando x tende a 0, x e elevata 1 su x. Dobbiamo svolgere questo limite in due casi, x tendente a 0 con più e x tendente a 0 con meno. X tendente a 0 da destra e x tendente a 0 da sinistra. Se vediamo solo l'esponente, se x tendente a 0 con più, 1 su x tende a 1 su 0 più, oppure più 0. 1 diviso 0 è infinito, quindi tende a più infinito. Invece per x tendente a 0 con meno, 1 su x tende a 1 diviso 0 meno, 1 su 0 è infinito, però di segno meno, meno infinito. Quindi si comporta in maniera diversa l'esponente 1 su x. Quindi se svolgiamo il limite, quando x tende, cominciamo con 0 meno all'inizio, x per e elevata 1 fratto x, sostituendo, viene 0 per e elevata 1 su x da sinistra, che l'abbiamo fatto qui, 1 su 0, quindi viene 0 per e elevato a meno infinito. E elevato a meno infinito è uguale a 0, quindi 0 per 0 e quindi uguale a 0, cioè questa funzione per x tendente a 0 con meno tende a 0. Se la vogliamo rappresentare graficamente, quindi questo è l'asse x, questa è l'asse y, la funzione x, fx uguale x elevato a 1 su x, oppure y uguale elevato a 1 su x, graficamente. Per x tendente a 0 da sinistra, quindi quando ci avviciniamo da sinistra, la funzione tende a 0. Se vediamo qui anche il segno da sinistra, cioè per x negativo, x è negativo e elevato a 1 su x, l'esponenziale è sempre positivo, quindi tende a 0, però dalla parte negativa, quindi faccio una freccia qui, quindi la funzione tende a 0, però senza toccare l'origine, l'origine no. Facciamo adesso, svolgiamo il limite per x tendente a 0 con più. 0 con più, x per e elevato a 1 fratto x, sostituendo 0 per x tendente a 0 con più, 1 su 0 è infinito, quindi viene elevato a più infinito, quindi uguale 0 per infinito. Questa qui è una forma indeterminata. Forma indeterminata. Per svolgere il limite delle forme indeterminate 0 per infinito si passa, cioè si riduce questo, si trasforma nella forma indeterminata o 0 su 0 o infinito su infinito. Quindi uguale limite quando x tende a 0 con più, quindi o 0 su 0 o infinito su infinito. Quando avete un prodotto di due funzioni, come qui x per elevato a 1 su x, la funzione più complicata si mette nel numeratore, cioè si lascia nel numeratore elevato a 1 su x, e l'altro fattore, cioè l'altra funzione che è la x, si passa nel denominatore, quindi nel denominatore la x passa come reciproco di 1 su x. Se sostituiamo adesso, stiamo parlando di x tendente a 0 con più, quindi 1 su 0 è più infinito. Quindi sopra abbiamo più infinito e sotto 1 su 0 ancora c'è cioè più infinito. Quindi la forma indeterminata 0 per infinito si è trasformata in forma indeterminata infinito su infinito. Qui adesso, per questa forma indeterminata infinito su infinito, possiamo applicare il teorema dell'Hopital. Dell'Hopital,
Le funzioni sono di natura, cioè sono funzioni composte di funzioni elementari, quindi abbastanza semplici, quindi godono di tutte le buone proprietà, cioè derivabili, continue e così via. E quindi a noi ci interessa che soddisfino le condizioni del teorema dell'Hospital, e li soddisfano, quindi applicandolo abbiamo limite x tendente a 0 più derivata del numeratore fatto derivata del denominatore. Derivata dell'esponenziale non varia, è elevata a 1 su x, essendo una funzione composta per derivata dell'esponente, per 1 su x derivato, diviso derivata del denominatore, 1 su x derivato. Non è necessario svolgere la derivata di 1 su x, lo semplifichiamo senza svolgere, quindi 1 su x derivata con 1 su x derivata si semplifica e viene limite quando x tende a 0 più di e elevato a 1 fatto x. 1 su più 0, 1 su più 0 viene uguale a più infinito, quindi e elevato a più infinito, e quindi viene uguale a più infinito. Quindi da destra questa funzione y uguale x e elevato a 1 su x tende a più infinito, cioè vuol dire che, visto che qui è un numero finito, il risultato viene infinito, cioè x tende a un numero finito, invece il risultato viene infinito, in questo caso la funzione ammette un asintoto verticale y uguale a 0, asintoto verticale da destra, però solo da destra, e quindi se non lo vogliamo disegnare, quindi questa y uguale a 0 l'asse delle ordinate, e quindi è un asintoto verticale, quindi la funzione da destra tende in questo modo. Quindi questi due pezzi qui del disegnati con rosso sono due pezzi, diciamo, del grafico della funzione senza costruire tutta la funzione, quindi queste qui sono della funzione x elevato a 1 fratto x. Quindi la funzione y uguale x elevato a 1 su x da sinistra tende a 0 in negativo, nella parte negativa, invece da destra tende a più infinito, quindi y uguale a 0 asintoto verticale, però solo da destra. Qui finisce la lezione. Mi raccomando, ve lo scrivo qui. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Vi scrivo anche il mio numero di telefono 340 90 10 279 per chi dovesse aver bisogno di chiarimenti. Qui finisce la lezione per oggi.